Anduma Show oggi inizia con la storia della tifoseria di un tempo, possiamo dire, esatto, che siamo anche abbastanza vecchi, e quella attuale naturalmente con Andrea. Inizio da Andrea, poi vengo da Carmelo e anche da Loris che è qua con noi. Allora Andrea, devo dire che siete stati il giocatore in più, io lo sottolineo, l'ho detto tante volte anche nello spicheraggio che faccio, perché non avete mai abbandonato questa squadra anche nei momenti di difficoltà, nei momenti difficili. Sì, oggi è stata una gran partita, finalmente un palazzetto che risponde dopo anni di restrizioni, poter essere qua con capienza al 100%, e non ci siamo arrivati ma ci siamo andati molto vicini. È stata sicuramente una delle partite più emozionanti di quest'anno, al Cardio Palma, e comunque poterci confrontare con i nostri amici storici dei Lupi di Santa Croce, in cui alla fine siamo in amicizia, vada come vada, però questa volta ci è andata bene a noi. Bene, bene, bene. Allora Carmelo, devo dire che insomma sono passati tanti anni, anche tu in qualche modo, anche se hai un po' abbandonato, nel senso insomma non fai parte più del direttivo, non sei più attivissimo come eri una volta, però naturalmente sei sempre vicino alla squadra. Guarda, Cuneo è una squadra, ci abbiamo lasciato il cuore, e quindi tutte le domeniche siamo comunque al palazzetto a tifare, a sostenere i nuovi ragazzi che sono in curva, che ce la stanno mettendo tutta per far tornare la curva allo splendore che era, e oggi ne abbiamo avuto una prova. Abbiamo bisogno di tutta Cuneo per la finale, e sono convinto che anche tutti i vecchi sentiranno il richiamo e verranno a sostenere la squadra, perché Cuneo non si dimentica. Bene, allora se facciamo anche una battuta a Loris, dove? Eccolo qua, anche Loris, insomma la storia di questa tifoseria, no? Ormai siamo vecchi, possiamo dirlo, dai. Siamo storia perché siamo vecchi, appunto, solo perché siamo vecchi. Però ti... Una soddisfazione immensa, ho pianto, oggi ho pianto. Bene. Non mi succedeva dal 2010 quando l'Inter ha fatto il triplete, oggi ho pianto. Grazie ragazzi. Grazie. Concludiamo Andrea con il sogno non finisce, ecco è quello, adesso pensiamo alla finale. Adesso l'appuntamento è qui, domenica prossima, se adesso non so l'aggiornamento, sta vincendo forse Bergamo. Forse sì. Domenica prossima a Bergamo in casa contro Reggio Emilia, e il palazzetto deve tornare a essere al 100%. Ci siamo quasi, lottiamo per questo sogno che ormai è tangibile. Bene, grazie. Anduma continuerà ancora con le interviste naturalmente ai protagonisti di questa partita. Grazie. Anduma prosegue con il nostro, diciamo, capitano, il secondo capitano della Cuneo Granda Volley, perché insomma qua veramente è un tripudio, possiamo dire che grandissima soddisfazione. Io per primo mi sono veramente emozionato nel vedere i ragazzi vincere questa partita, lo meritavano, e adesso Gabriele, il sogno continua. Sogno, devo dirti, partita la batti cuore, a un certo punto io ero sul tavolo, mi hanno detto scendi da lì, secondo set è andata molto molto bene. Un 3-0 tra l'altro non facile, perché sembra, poi alla fine vedi il risultato, sembra facile, ma è stata una partita molto combattuta. Adesso aspettiamo dall'altra il risultato che ci sarà tra Bergamo e Reggio Emilia, per capire chi sarà la nostra avversaria per proseguire il sogno Superlega. Assolutamente, però al di là di tutto devo dire, bisogna ringraziare il grande pubblico del palazzetto di oggi, era veramente un grande spettacolo, Gabriele, vedere ancora il palazzetto pieno, ringraziare tutti quanti, anche gli sponsor che comunque hanno dato un grande sostegno, anche lo ricordiamo con l'acquisto di questo grande campione che ha fatto un po' la differenza, no? Sì, noi siamo arrivati qua oggi in finale playoff grazie agli sponsor. Devo dire che la società ha fatto un lavoro incredibile negli ultimi anni, adesso contiamo quasi 80 sponsor, quindi senza di loro noi non saremmo assolutamente qua. Vorrei fare complimenti a tutta la squadra, quindi non soffermarmi sempre sul singolo, perché magari non è corretto, perché in queste quattro partite, quarti di finale e semifinale, abbiamo vinto veramente la squadra, e sono convinto che questo farà anche la differenza in finale. Poi ce la giochiamo. La giochiamo. E allora per la conclusione, come sempre, Anduma, un grande Anduma. Ad Anduma Show oggi la famiglia Cusino,
proprietaria di Idrocentro, uno dei sponsor importanti della Cuneo Volley. Oggi era il match day della partita proprio Idrocentro, e Idrocentro è un'azienda, come ho detto signor Cussino, storica di questa provincia, e naturalmente voi siete un po' leader nel vostro settore. Certamente, in questo momento, come si dice, abbiamo il vento in poppa, perché con tutte queste ristrutturazioni, i buoni che ha dedicato lo Stato, il nostro mestiere va molto bene. E sono contento che oggi ha vinto anche la partita del Cuneo Volley. Grazie. Avete sicuramente portato molto bene. Signora, era la prima volta che veniva a vedere una partita di pallavolo, o insomma c'è già no, non proprio la prima volta, però è stata molto entusiasmante questa partita, è piaciuta tantissimo. Ecco, le è piaciuto molto, insomma, anche credo che abbia fatto piacere anche vedere tanta gente, insomma, al palazzetto. Certo, questo anche il clima, tutto questo entusiasmo è una cosa bellissima. Benissimo. E allora io vi invito nelle prossime volte, perché visto che è andata bene naturalmente questa volta, signor Cussino, e viva Idrocentro, grazie naturalmente anche del vostro sostegno ovviamente alla Cuneo Volley. E amici di Anduma Show, noi continueremo a fare ancora interviste con i protagonisti di questa partita. La conclusione di Anduma Show è con il tecnico di questa grande squadra, ovviamente la Banca Alpi Marittime Acqua San Bernardo Cuneo, Roberto Sagnotti. Devo dire che è una grande soddisfazione per aver vinto questa partita e raggiunto questo obiettivo della finale dei playoff per andare in Serie A 1. Beh, certo, una grossissima soddisfazione, e anche perché insomma quattro gare di playoff, quattro vittorie, tutte sofferte. Come avevo detto ai ragazzi anche nello spogliatoio, insomma, stiamo lì perché ci sarà da soffrire anche oggi, e così è stato. Mi aspettavo che loro così non ci regalassero niente. Per fortuna abbiamo contenuto un po' il loro opposto, che è il giocatore più importante dell'attacco, e questo credo abbia fatto la differenza oggi. E adesso il sogno ovviamente non finisce, c'è questa finale, adesso stiamo attendendo naturalmente di sapere quale sarà il nostro avversario, però devo dire che questa è stata una grandissima stagione. Oggi anche, permettimi, aver rivisto tanta gente al palazzetto è stato veramente emozionante, anche quello. Eh beh sì, io e te l'abbiamo visto pieno tante volte, quindi sappiamo anche più dei giovani, no? Cosa vuol dire... Vuol dire insomma trasferire delle emozioni dagli spalti al campo, e credo che insomma si è visto un bello spettacolo in campo, fuori, di una partita che poteva finire, è finita 3-0 per noi, ma insomma sono stati tre set molto molto tirati. Grazie Roberto. Anduma naturalmente sempre. Grazie a Roberto Sagnotti, si chiude qua l'appuntamento con Anduma Show, grande vittoria ovviamente della Cuneo Volley, della Banca Alpi Marittime Acqua San Bernardo Cuneo. Vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata per annunciarvi già la partita che ci vedrà protagonisti in questa finale dei playoff per andare in Serie A1. Grazie a tutti quanti voi, Anduma!